Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatone ha dal colore di retro computing. Oggi parleremo di una retrospettiva tecnica e commerciale. Commodore Amiga 500 contro Apple 2GS contro Olivetti PC128S. Immaginiamo d'essere nel 1988. In questa retrospettiva cercheremo di capire il delirio di Olivetti, i programmi di Apple ed il grande successo Commodore. Andiamo con ordine. Amiga 500 c'aveva un Motorola 68.007 MHz con 512K di RAM. Era una macchina chiusa che riprendeva la filosofia del VIC-20 Commodore 64. La RAM però poteva essere espansa sino ad un mega, perché la Commodore segò a metà le potenzialità del 68.000, che con i suoi 24 bit di contatore di programma avrebbe potuto indirizzare linearmente sino a 2 mega, è un mistero. Comunque Amiga 500 era la versione più compatta ed economica di Amiga 1000, condivideva gli stessi chipset grafici e sonori che conferivano ad Amiga una multimedialità inarrivabile. La macchina era dotata di un disk drive a 3,5, mouse ed un joystick. Costava nel 1988 950.000 lire più IVA 18%. Un monitor a colori Commodore 1402 da 12 pollici costava 255.000 lire più IVA. Altrimenti, se si voleva un monitor da 14 pollici, c'era il Commodore 1084 che costava 575.000 lire più IVA. C'è però da dire che in qualche misura erano già diffusi presso gli utenti Commodore già i monitor a 14 pollici Commodore per Commodore 64 e Commodore 128, e poi c'erano anche in modo un po' meno diffuso presso gli utenti, erano note le stampanti ad aghi Commodore MPS che in qualche misura erano state collegate ad alcuni Commodore 64, altrimenti una stampante Commodore MPS 1250 costava all'epoca 495.000 lire più IVA 18%. Apple 2GS nel 1988 con un monitor 12 pollici monocromatico incluso, un disk drive da 3,5 con una CPU a 16 bit da 4 MHz, 256K di RAM, costava 1.650.000 lire più IVA al 18%. Apple 2GS nel 1988 con monitor 12 pollici a colori, disk drive con CPU a 16 bit da 4 MHz e disk drive da 3,5 costava 1.990.000 lire più IVA. Una stampante Apple 2 invece, Majorator 2 costava 1.200.000 lire più IVA. C'è da dire che gli utenti Apple 2, se vendevano il proprio home computer Apple 2 Plus, Apple 2 e Apple 2C, potevano recuperare all'epoca all'incirca circa 800.000 lire, quindi dando via il computer e il monitor, e quindi potevano recuperare 800.000 lire e ovviamente dando via anche il disk drive, ovviamente, perché altrimenti diciamo nessuno si sarebbe comprato diciamo un computer 8 bit senza disk drive e monitor, recuperando quindi 800.000 lire e avrebbero andando a comprare un Apple 2GS con monitor a colori, perché obiettivamente non avrebbe avuto senso comprare un Apple 2GS con un monitor monocromatico, dato che l'Apple 2GS, il bello dell'Apple 2GS erano i colori e il suono. Quindi 1.990.000 lire più IVA, 1.990.000, ci togliete 800.000 lire all'incirca, gli utenti avrebbero speso 1.100.000 lire più IVA al 18% per avere un Apple 2GS, recuperando però l'uso della stampante Majorator 1 qualora ce l'avessero avuto. Olivetti PC128S Pro, adesso una macchina 8 bit, 2 MHz di clock con un microprocessore appunto 8 bit. C'aveva 128K di RAM, ma era una macchina che praticamente non la conosceva nessuno, non c'era software che già circolava tra gli appassionati, non c'erano riviste dedicate, ebbero a nascere successivamente prodotte da Olivetti
con la nascita e la diffusione commerciale della linea Protest. Apparentemente sembrava una macchina aperta il Commodore PC-128S, in realtà era una macchina chiusa perché nel piccolo case c'era solo l'alimentatore e il disk drive e non ci si poteva mettere null'altro dentro. Con un monitor 12 pollici monocromatico il PC-128S costava 995.000 lire più IVA, altrimenti con un monitor a colori da 14 pollici sarebbe costato 1.295.000 lire più IVA al 18%. Non essendo hardware compatibile con nessuno, non c'era nessuna massa, diciamo, di pregresso né di software né di hardware, gli utenti Olivetti avrebbero dovuto comprarsi anche una stampante Olivetti DM91 120 caratteri per secondo per la linea Prodes che costava 490.000 lire più IVA 18%. Tecnicamente Amiga era il più performante CPU a 24 bit da 7 MHz, il maggior quantitativo di RAM, un sistema operativo a finestre, multitasking, un computer multimediale che stracciava tutti. C'erano word processor, integrati, spreadsheet, database, linguaggi Pascal, Fortran, Logo, Basic, con tantissimi fan club ed associazioni in cui reperire software. Finanziariamente, invece, il meno costoso qual era? Ecco, se uno aveva già comprato hardware Commodore, avrebbe potuto riciclare la stampante MPS ad aghi se ce l'aveva o il monitor a colori del Commodore 64, andando a spendere solo 1.121.000 lire, IVA inclusa, e comprando un Amiga 500 liscio. Se un utente Apple invece, appunto, aveva già comprato un Apple II e aveva denari, poteva passare un Apple II GS che gli dava piena compatibilità recuperando l'uso della stampante, ma non poteva recuperare l'uso del disk drive perché per andare a vendere, appunto, la propria macchina doveva vendere il monitor, il computer e il disk drive, altrimenti non ci avrebbe recuperato, diciamo, quelle 800.000 lire con cui andare a spendere circa 1.548.000 lire IVA inclusa. Se invece uno era un utente nuovo che non aveva comprato mai nulla, nessun computer, quali erano le scelte? Ecco, un Amiga 500 usando il televisore a colori, un televisore a colori, diciamo, di casa, di cucina a 14 pollici, ammesso che avesse avuto una SCART, ho preso audio video, ecco, avrebbe potuto comprare un Amiga 500 liscio spendendo soltanto 1.121.000 lire. Una situazione identica ad un utente Commodore VIC-20 o Commodore 64. Successivamente però il nuovo utente avrebbe dovuto comprare appunto una stampante andando a spendere 495.000 lire più IVA 18%, ossia 584.100 lire. Quindi avrebbe dovuto finanziare in 2 anni un totale di 1.705.100 lire. L'Amiga 500 con un monitor Commodore 1402 a colori da 12 pollici sarebbe costato 1.421.000 lire, 1.421.900 lire, IVA inclusa. L'anno dopo, comprando sempre la solita stampante MPS 1250, in totale l'utente avrebbe dovuto spendere 2.006.000 lire, IVA inclusa. Apple IIgs in versione low cost con monitor monocromatico da 12 pollici costava 1.947.000 lire, IVA inclusa. Invece Apple IIgs con un monitor a 12 pollici a colori costava 2.348.000 lire, IVA inclusa. Ripiegando sullo sconosciuto Olivetti Prodes PC-128S, palesemente meno potente, senza nessuno con cui scambiare programmi, si sarebbe dovuto spendere 1.067.000 lire, avendo però un monitor in bianco e nero. Oppure si sarebbe dovuto spendere 1.528.100 lire con un monitor a 14 pollici a colori. Una follia commerciale. Olivetti PC-128S con un monitor a colori costava 1.528.100 lire, assai più di quanto costasse un Amiga 500 con un monitor a colori da 12 pollici, perché sarebbe costato, appunto, costava all'epoca 1.421.900 lire.
Era una follia commerciale per Olivetti prezzare il vetusto BBC Aquarium Master ad 8 bit con 128k di RAM, ridenominato PC128S con un monitor a colori, con un prezzo superiore ad un Amiga 500 dotato di monitor a colori da 12 pollici. Apple 2GS a colori costava il doppio di un Amiga 500, ma Apple 2GS aveva la metà della RAM, la metà del clock dell'Amiga 500. Apple si mise fuori mercato da sola, prezzando Apple 2GS troppo caro rispetto ad Amiga 500. L'hardware Commodore beneficiò delle economie di dimensione della MOS Technology, che era di proprietà Commodore. Olivetti PC128S con un monitor in bianco e nero da 12 pollici costava 1.067.000 lire, come un Amiga 500 liscio, ossia solo il computer, che costava appunto 1.121.000 lire. Era una follia commerciale per Olivetti prezzare il vetusto BBC Aquarium Master ad 8 bit con 128k, ridenominato PC128S, con un monitor monocromatico incluso ad un prezzo identico di un Amiga 500. Infatti, se in casa del giovane appassionato di computer c'era una televisione da cucina a colori compresa scarto e offesa audio video, l'utente avrebbe potuto usare la TV come un monitor e quindi comprarsi un Amiga 500 e avere una macchina completamente diversa. Certo, con un PC128S con un monitor in bianco e nero da 12 pollici che costava 1.067.000 lire IVA inclusa, mentre un Amiga 500 con un monitor a 12 pollici a colori costava 1.421.900 lire. C'era una differenza di 354.900 lire. Valeva per 354.900 lire comprare il PC128S e rinunciare a un Amiga 500? Queste 354.900 lire, se le aveste spese e non risparmiate, avreste potuto avere con un Amiga 500 una CPU che valeva 7 volte di più di quella che c'era sul PC128S. Avreste avuto un computer con il quadruplo della RAM che c'era sul PC128S. Avreste avuto un parco software Amiga e un numero spropositato di appassionati e di riviste a cui attingere. Quindi il confronto e il sovrapprezzo di 355.000 lire, a mio avviso, era marginale e non avrebbe giustificato l'acquisto di un PC128S rispetto alla soluzione di un Amiga 500 con un monitor a colori da 12 pollici. Questo perché l'Olivetti PC128S era stato prezzato troppo in alto dalla Olivetti, che vendeva una macchina vetusta ad 8 bit, mentre Amiga 500 era a 24 bit, 1 mega di RAM e quant'altro, ovviamente poi con il monitor a colori. Quindi ecco, detto tutto, è vero, le stampanti Apple nuove avevano prezzi improponibili per il segmento home computer. Le stampanti Commodore e Olivetti come prezzi approssimativamente si equivalevano. Un Olivetti PC128S nuovo con un monitor monocromatico da 12 pollici aveva un prezzo simile a quello che si sarebbe potuto trovare nel mercato dell'usato comprando un Apple IIc oppure un Apple IIe. Ma ritrovandosi, è vero, un computer usato e non un computer nuovo, tuttavia si sarebbe potuto avere un parco software immenso ed un numero di appassionati Apple che in Italia nel 1988 erano molto di più di quanto c'erano utenti di PC128S, che era un computer che non conosceva nessuno e non era possibile scambiare software con nessuno. Inoltre c'erano pochissime riviste di informatica per l'Olivetti PC128S, a differenza delle numerose riviste per il mondo Apple. Questa breve retrospettiva a prezzi delle riviste di MC Microcomputer 1988, a mio avviso, spiega bene il grande successo di Amiga 500, spiega totalmente il flop commerciale di Apple 2GS, contribuisce a spiegare il flop della orrenda linea
degli Olivetti Protest. Per questa puntatona è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.